insolito dover insomma parlare proprio per prima e presentare uno dei piccoli saggi all'interno della rivista. Il titolo è La chiesa di Sant'Eustachio e il pensiero di privati in Castellammare d'Estate, i presupposti per un restauro consapevole. La mia è stato un viaggio per cercare di capire questo monumento prima di effettuare un restauro, perché purtroppo molti dei monumenti che sono sul nostro territorio, soprattutto a causa del terremoto degli anni Ottanta, non hanno ricevuto l'attenzione effettiva che meritavano. Cioè è stata effettuata una ristrutturazione, quindi c'è questa. L'articolo parla veramente di tante cose, quindi io cercherò più che altro di coinvolgermi in quello che è stato un pochino la mia avventura e la mia decisione alla fine di prendermi cura di questa chiesa. Tutto è iniziato perché volevo studiare qualcosa. Qualcuno mi dice, ah, la chiesa di Sant'Eustachio, che cosa è Eustachio? Che? Cioè, insomma, il nome non è proprio comune. Non sapevo nemmeno il luogo dove si trovasse e infatti è praticamente la periferia del quartiere collinare di Castellammare. Mai vista quella zona. Mi ci portano e praticamente resto assolutamente stupita perché io quel territorio non lo conoscevo affatto. Questa è semplicemente una raffigurazione di Castellammare. Ci sono degli elementi emergenti che tutti conosciamo, le ville di San Marco, Pinarianna, la Falesia, i torrenti, il centro portuale, il centro storico portuale e il centro storico collinare, dove appunto si trova la chiesa di Sant'Eustachio. Questa è appunto l'individuazione della chiesa con una foto aerea di qualche anno fa o oltre, che naturalmente si posiziona in una zona oggi abbastanza abitata rispetto alla condizione in cui insomma emerse oramai parecchi secoli fa. Eccoci qua. Io ho visto questo quando sono arrivata in questa chiesa. Personalmente non ci ho capito nulla. Io non so voi, però io la guardo ed è assolutamente anonima. Non ha nulla di particolare in facciata, sembra una molto lineare, pulita, quasi insomma rispetto ai tipici canoni del Rinascimento italiano. Vado dietro volumi e stradossi molto importanti e all'interno un total white che sembra più un ospedale che non una chiesa, tranne qualche ripitturazione, perché non si può chiamare decoro, di alcuni elementi. E addirittura sono stati ricoperti con la pittura gli stucchi che poi ho scoperto invece essere in oro. Insomma, non avevo nessuna voglia di studiare questa chiesa fino a quando non ho visto alcune cose. Abbiamo un bassorilievo, anche questo del primo Rinascimento, abbiamo una maiolica molto pregiata del Settecento. Abbiamo tantissimi reperti archeologici di varie epoche, un altro bassorilievo in quel caso di Santa Caterina, probabilmente del 1300. Abbiamo in alto a destra una composizione fatta con una lapide funeraria del secondo secolo d.C., montata all'interno di una composizione per fare questa fontana un pochino originale, diciamo così. E poi gli elementi di spoglio che dovrebbero essere madonature di una trabeazione che fanno appunto la contorno della porta. E insomma, tutti questi elementi messi così, raffazzonati, caotici, senza dare alcun valore, in verità mi stanno raccontando qualcosa, stanno dicendo, cavolo, forse c'è qualcosa di più che non questa chiesa con questo strano aspetto total white che gli è stato dato negli anni Ottanta. Vado a fare un po' di ricerca e vedo che il riferimento più antico a questa chiesa sono questi versi. L'anno del Signore, 1308, le famiglie Verdoliva e Filippo eressero questi adempienti in onore di Sant'Eustachio e perciò hanno diritto di proporre il parroco. Il reverendo di Antonio Verdoliva, parroco di questa chiesa, ricordo dell'avvenimento, fece pure questa lapide, 1668. Questi dovevano essere i versi presenti su una lapide posta all'interno della chiesa, che
che in verità durante gli inizi del Novecento, in una delle tante ristrutturazioni, furono completamente staccati dalle pareti e andati via tutti. Il parroco dell'epoca, Piscitelli, raccolse questa iscrizione all'interno dei libri dei battezzati. Mi soffermo sulla data, 1308. Roberto I battezzò 1309. Siamo alla data. E gli Angioini sono stati particolarmente attivi in quanto riguarda l'architettura, soprattutto l'architettura sacra. Anche il Castellammare troviamo comunque tutto il grande lavoro urbanistico che ha fatto Roberto Angioini. Quindi, possibile che sia stato lui effettivamente a costruire, lui o comunque chi per lui prima, a costruire questa chiesa? San Lorenzo Maggiore e la chiesa dell'Incoronata a Napoli sono due dei tanti esempi dell'architettura sacra angioina. Che cosa posso notare di questa architettura? La verticalità, la leggerezza, insomma, è il gotico. E a me dispiace dirlo, però questa chiesa è tutta. Pilastri grossi, importanti, non c'è alcuna tendenza verso la verticalità e manca anche una direzione, cioè non c'è una navata principale, così come noi abbiamo nelle chiese di tipo invece gotico. Quindi, assolutamente non sono rimasta distaccata da questa data 1308 e ho detto no, questo è qualcosa che viene prima, anche perché la parasta, simbolo comunque anche del, no, scusate se sono tecnica però è un mio difetto, questa parasta che sarebbe appunto la proiezione di una colonna addirittura è binaria, quindi vuol dire che per fare un pilastro sono state posizionate due unità, si è parlando quindi di un'architettura particolarmente massiccia che secondo me non c'entra proprio nulla con il periodo angioino. Se l'altezza non mi poteva raccontare nulla, vedo la pianta e comincio a vedere, questa è una pianta dei rilievi fatti negli anni 80 che non sono fedeli per niente alla realtà, li ho dovuti rifare da capo ex novo. Però questi mi hanno dato all'epoca una prima idea di questo edificio. Inizio a vedere gli spessori, le murarie e quindi capire le varie fasi costruttive e mi rendo conto che la parte centrale effettivamente poteva costituire la parte più vecchia dell'edificio. E soprattutto mi salta all'occhio una pianta a croce greca, questo bel quadrato centrale. Pianta a croce greca, ancora una volta, mi porta lontano dall'ambito angioino. Quindi comincio a fare delle ricerche per similitudine. Oratorio di San Marco, Rossano Calabro, siamo tra il IX e il X secolo, chiesa degli Ottimati, Reggio Calabria, X secolo, chiesa della Maratona di Palermo, XII secolo. Insomma, il prototipo siamo qui. Queste sono chiese a pianta greca, bizantine. Cioè, stiamo parlando di architettura con una forte influenza orientaleggiante che mi porta a tutt'altro periodo, quindi prima del 1308. Ma se voglio parlare di chiese bizantine e di influenze orientali, devo anche capire del territorio di che stiamo parlando. Cioè, questa influenza da dove viene? Dove è arrivata? Come è fatto ad arrivare? Quindi l'indagine si rivolge in un periodo tra il X e il XII secolo, maestranza di influenza bizantina appunto all'interno della storia locale. E questo mi riporta al Ducato dei Monti, perché a differenza del resto d'Italia, ma anche della Campania, il Ducato d'Amalfi vive letteralmente quasi una situazione a parte artistica, proprio perché è in stretto contatto con Bisanzio. E artisticamente si esprime forse in modo più orientaleggiante rispetto al resto. Iniziamo a dare una contestualizzazione storica. Sul finire del X secolo venne installato il Ducato di Amalfi e prima Sergio I, poi il figlio Manzone, si dedicarono a consolidare i confini e a rafforzare il proprio governo grazie a una stretta collaborazione con la Chiesa. Amalfi divenne sede arcivescovile nel territorio dell'archidiocesi, coincidente a quello del Ducato. Vennero erette le diocesi di Minone, Capri e dei Castelli Stabiensimus.
Questo è un riassunto di tante di pagine tratte da uno studio di Schwarz, La macchina e l'altro luogo. Stiamo parlando che quindi nel X secolo Amalfi, nel rafforzare il proprio potere, ha chiesto una mano alla Chiesa. Proprio col fatto che il Ducato di Amalfi andava a coincidere con l'archidiocesi, aveva permesso di creare una collaborazione e di utilizzare quindi il potere della Chiesa come un modo per controllare il territorio. E quindi anche le chiese sparse nel territorio servivano a controllarlo. Da chi? Dall'occupare, dagli invasori, perché non erano pochi i continue scaramucce con Salerno, l'invasione dei Saraceni, e non a caso, prima di me, molti anni prima, Mimmo Camaldo ha studiato Castello di Lettere, ha studiato Pino, e insomma è stata poi dopo la mia base per poter ampliare e coinvolgere anche Castellammare in questa sfera, in questa situazione. Eccoci qua, questo è il Ducato di Amalfi, dove appunto si vede la sua estensione di influenza, e come vedete la linea su Castellammare è più geometrica, quasi tirata in modo non molto preciso, e forse probabilmente proprio con lo studio di privati e di tutta la parte collinare di Castellammare potrebbe cambiare un pochino ed estendere l'influenza educata da Amalfitano fino a Castellammare, o quasi insomma. Chiesa Amalfitana a pianta quadrata. Ebbene, la cosa più importante era confermare se queste ipotesi effettivamente le troviamo nell'architettura amalfitana. Certo che sì. La chiesa di Santa Maria a Pino è anche una delle più antiche, nata come insomma una chiesa del VI secolo, che poi dopo è stata rigirata in 90 gradi, avendo poi dopo questa conformazione a pianta quadrata. Ma la chiesa più straordinaria è quella di la chiesa di Santa Maria Latina a Gerusalemme. Questo è il primo prototipo di chiesa fatta dagli amalfitani proprio come chiesa di avamposto, chiesa per controllare il territorio. È straordinario, almeno per me, perché veramente è quasi uguale, non cambia quasi nulla. Ma parlando di pianta, gli absidi, nel caso di Sant'Eustachio, quelli sono rinascimentali, cioè sono stati, il nostro territorio è un territorio di terremoti, è un territorio comunque franoso perché la chiesa si trova praticamente su un dirupo, sarà crollato, però probabilmente poteva avere questa forma, questo aspetto. E questa è la parte dove insomma tutte le mie ipotesi si sono manifestate in una sola volta. Con l'architetto mio collega sono andata appunto a fare i rilievi e abbiamo aperto uno sgabuzzino. Dietro una porta abbiamo trovato un'altra porta, un altro portale in pietra. Una pietra ben comunque sagomata, si può vedere qui, lo spigolo, grandi blocchi e assolutamente coerenti nel periodo e per stile, ma appunto al periodo che io stavo cercando. È sopravvissuta una stanza. E la cosa più straordinaria è che chiunque abbia avuto l'attenzione di far sopravvivere questo ambiente, questa stanza, ha deciso, quando ha fatto, sono state successive ricostruzioni, di non intaccarla. Che ha fatto? Ha creato una sorta di cuscinetto di 20-30 cm e il muro con cui è stata tirata su la parete dista perfettamente questi 20-30 cm. È vuoto lo spazio tra questa stanza con questo portale in pietra e l'effettiva parete oggi che si trova all'ingresso della chiesa sulla destra, ci sta uno spazio vuoto. Io le foto sono pessime, ma perché ero talmente tanto emozionata che non sono riuscita a farne una buona. Quindi permettetemi insomma farvi vedere queste poche foto, insomma, così raffazzonate. E insomma, la mia è stata una ricerca che mi ha portato poi dopo a fare altre verifiche, a cercare altro, però insomma tutto questo lavoro non si fa mai da soli. Perché? Perché ci vogliono anni, ci vogliono tante competenze e sono giovane, sono agli inizi,
quindi ho dovuto chiedere soprattutto consigli. Me l'ha dato Michelangelo, io cercavo il nome originale della chiesa, lui che ha studiato più di tutti gli archivi mi ha rassicurato appunto che il nome Eustachio, Stase, Stasi, insomma ci stava tutto, era proprio uno dei nomi originali appunto era il nome originale della chiesa. Quindi se da una parte mancata una colonna dal punto di vista delle ricerche archivistiche, col cielo a bagnare si è andato un pezzo di cuore, dico la verità, perché era una persona umana e che se mi ha dato la possibilità di studiare è stata proprio grazie a lui. Io non mi sento una persona sicura, però quando appunto il 29 eravamo a casa sua, mi dice: ah, ma sei Maria Rosaria? Sì, hai studiato veramente tanto, brava. Io penso che abbia avuto più impagamento tutte quelle poche parole dettemi che non insomma vedere l'articolo sulla rivista, perché è importante che una persona di grande cultura, di grande valore come lui appunto addirittura abbia letto il mio saggio e l'ha apprezzato. E quindi questo è stato.